Quando ero bambina i baracconi non avevano il filo spinato. Tua zia Teresa l'ha fatta installare quando gli schiavi hanno cominciato a fuggire verso le montagne. Con lo schiavo non servono le maniere tenere. Con loro l'unico modo è il pugno di ferro. Papà, e non vi sembra che siano troppo crudeli le corde, il ceppo, la fustigazione e le catene? Senza tutto questo, la piantagione Las Mercedes non sarebbe ricca. Se i negri non lavorassero per i loro padroni, se non faticassero col loro sudore, tutto ciò crollerebbe in un attimo. Ma adesso vieni. Ci faremo un giretto qui intorno. E non parleremo più delle dolci illusioni della tua giovane età. Nonno, smettila di lavorare e vieni a chiacchierare un po' con me. Nipote. Nipote mio. Ti ho portato un regalo dall'Havana. Oh, nipote mio, hai portato un regalo per me. Per quando ammazzi il porco selvatico, che ormai la Pasqua è vicina. Un coltello nuovo, come luccica. Oh, nipote mio, come luccica. Tieni, qui c'è un vestito nuovo. E un paio di scarpe. Scarpe? E a che mi servono? Per te, no. Io non ho bisogno di scarpe. Va bene, allora regalale a Pacati o a Francisco. Che ti metti a regalare la roba mia che io resto senza niente? Molla le scarpe. Non pensare alla roba mia. Pensa alla roba tua. Caro? È inutile che stai a guardare, nonno. Non essere ingordo. Questo è per Toyota. Toyota. Toyosita più cara di una pepita d'oro. Tutti i giorni, quando ho finito di lavorare lì in casa, corri che ti corri, vieni a salutare papà Giuliano. Figliolo, come sono andate le cose a Havana? Ho svolto il compito che mi è stato assegnato, nonno. Entro 15 giorni la piantagione avrà un torchio nuovo. Il nostro padrone sarà contento. E potrà dire, il nipote di papà Julian è una persona proprio a posto. Ha qualcosa nella testa come se fosse un bianco. E perché dovrei essere come un bianco, nonno? Io non sono un bianco. Io sono nipote di papà Giuliano. E sono capace di pensare con la mia testa che è di negro. La mia testa di negro libero, nonno. Qualcuno mi ha tirato un sasso e mi ha preso sul braccio. E ora... Ehi, me ne è arrivato un altro in faccia. Io lo so chi è stato, io lo so chi è stato. Sì. Guarda un po' chi c'è dietro le piante di mais. Prendila, Galano, azzanna quella ragazza, fai il tuo dovere. La tua benedizione, papà Giuliano. Il Signore e la Vergine ti accompagnino, Toyosita.
Ma perché non hai salutato Liberato che ti ha portato delle cose dall'Havana? Sul serio, Liberato? Sì, Toyota. Fa vedere quello che mi hai portato. Bene. Io ora me ne vado dentro. Me ne vado a riposare. E poi devo raccogliere i fagioli. Che mi hai portato, Liberato? Ti piace? Una collana di corallo. Madonna santissima, è così bella che non mi azzardo neanche a toccarla. Questo scialle di seta lo portano le ragazze alla valle. Che bello! Che bello! Dimmi tutto quello che hai fatto, mentre non ero qui. Niente. Come al solito. Don Esteban è stato molto male. In certa zona c'era un silenzio. E io sono uscita con il cocchiere nuovo a prendere il mangime per gli uccellini della signora. E il cocchiere mi ha detto che io sembravo un usignolo. Che te ne pare della signorina Rosario? Lei aveva molta voglia di conoscerti. Io le ho parlato molto di te. Beh, agli occhi buoni. È molto fine. È molto dolce. E mi ha trattata bene. Ti accorgerai quanto è diversa la signorina Rosario da donna Teresa. A lei non verrà in mente di frustarti e non ti metterà le mani addosso neanche una volta. Sul serio, Liberato. I padroni picchiano sempre. È da bambina che lo so. Non ti farà mai del male, Toyota. Te ne accorgerai. Liberato? Tu che sai tante cose. Questa notte ci sarà luna senza nuvole. Sì, ci sarà la luna, Toyota. Ma perché vuoi saperlo? Se te lo dico, perde l'incanto. Voglio che dopo il rintocco delle preghiere, tu mi aspetti dietro le palme, lì accanto al laghetto. Desidero raccontarti un segreto e insegnarti una cosa molto bella. Che misteri sono questi, Toyota? Nessun mistero. Ti aspetto stasera dietro le palme. I regali sono meravigliosi. Ci vediamo più tardi. Cosa avrà nella testa quella benedetta ragazza? La sua fantasia è lì che galoppa, galoppa, galoppa. Ah, Toyota.
signorina Rosario? Sono io, Toyosa. Entra. Che splendore. Padrona, scusate se vi importuno, ma giù la signora vi manda a dire che a minuti sarà pronta la tavola. Che ore sono, Toyosa? Le 6 passate, perché ormai la gente ha smesso di lavorare e ho visto Don Mattias che li metteva in fila per il controllo serale. Vedo che ora mi parli con una fiducia maggiore. Non voglio che tu mi tema, Toyosa. Liberato mi ha detto che siete molto buono. E nutri molto affetto per Liberato. Padrona, volete che vi prepari il vestito con le rose? Quello che luccica molto. Eh? Il vestito da ballo? No, Toyosa. Certo che no. Anzi, credo che non lo indosserò mai qui alla piantagione. Userò roba più semplice, come si dice alla smerzione. Ma allora, voi non vi metterete quel vestito per stasera? No. Cammina, va a dire a mio padre e a zia Teresa che li raggiungerò al più presto. Ma... sì, signorina. Che meraviglia! Il fiore della mia piantagione ha riposato bene. Fra meno di un minuto ci siederemo a tavola. Spero che farai migliore accoglienza al cibo che durante il pranzo. Papà, ve l'ho già detto che non ho mai un grandissimo appetito. Domani farò venire gli addetti alla piantagione e più tardi anche tutti gli schiavi affinché ti conoscano e possano renderti omaggio. Mi farebbe piacere, papà. Ma che succede? È l'intendente. Matias Gonzales. Lo conosci già? Dimentichi che tua figlia ha fatto il viaggio accompagnata da Liberato. E quel negro avrà descritto a modo suo tutti i dipendenti della piantagione. E certamente Matias non sarà stato trattato bene dalla lingua di Liberato. Siete caduti in errore, zia Teresa. Mi ha detto semplicemente che Matias Gonzales era l'intendente della piantagione. È il nostro miglior dipendente. Buonasera, don Estevan, e buonasera a tutti. Avvicinati, Matias. Mia figlia Charita. Don Matias Gonzales, l'intendente. Al vostro servizio, signorina. Il piacere è mio. Perdonate per il disturbo, ma sono venuto perché ho delle cose importanti da dirvi, donna Teresa. Parla. Qui? Mi fanno impazzire queste tue esitazioni. Stavamo per metterci a tavola. Parla. Due schiavi mi si sono rivoltati contro e perciò ho dovuto punirli. Ho un po' calcato la mano. Che schiavi sono? Barbara e Nicolà. Il negro ha resistito bene alle frustate, ma la donna ho dovuto farla ricoverare in infermeria. Quegli schiavi hanno una grande influenza fra la loro gente. Per quanto si può dedurre dalle chiacchiere dei baracconi, Nicolà era in terra africana un capo o roba del genere. Tutti i nostri schiavi lo rispettano moltissimo.
Sì, è proprio così e questo può avere conseguenze. Magari domani batteranno la fiacca. Sono molto testardi, sono delle carogne quando si uniscono. Mattias, non ostinarti a punirli più del necessario. La frusta li debilita e ormai il raccolto batte alle porte. Lo schiavo arrabbiato o debole non rende nel lavoro a sufficienza e contagia gli altri, a parte il fatto che abbiamo scarsità di bracci. Come volete voi, don Esteban. Lasciamo perdere. Che notizie hai avuto da Trinidad? Che presto ci sarà un'asta di schiavi. Dicono che venderanno gli schiavi delle fattorie della zona di Santo Spirito. E l'asta la organizzerà lo stesso ispettore del governo, perché pare che i loro padroni abbiano cospirato contro la corona spagnola. La punizione che meritano. Così imparano a cospirare contro il governo. Sta succedendo in città, e qui a Trinidad e nell'intera isola. Ah, avventure di giovanotti viziati, accendati e senza mestiere. Cuba libera. È come se dicessero Cuba in rovina. Papà! Cosa c'è, Charito? No, niente, ve lo dirò più tardi. Volevo chiedervi un favore. Mattias, se non hai altro di cui informarci, puoi anche ritirarti. Con permesso. Buonanotte. Rosario. Dopo che avremo cenato, quando sentiremo suonare il ritocco, le schiave domestiche si riuniscono nel bar. Non vuoi dirigere tu l'orazione dell'Angelus? No, zia Teresa. Fatelo voi come sempre. Io vi seguirò insieme a tutti. Ti ringrazio per la tua gentilezza. Possiamo andare a cenare. Celeste! Angela! Preparate la tavola! Hai mangiato poco. Il mio uccellino mangia assai più di te. O ti ha tolto l'appetito quello che ha detto l'intendente? A me ripugnano la crudeltà e la violenza. Raggiungiamo papà. Col vostro permesso. Signorina, io volevo domandarvi se posso preparare il vostro letto per quando vi ritirate. Sì, Toyosa. Puoi cominciare a prepararlo. E pensate di ritirarvi subito o un po' più tardi? Niente. Da quando in qua ti permetti di fare delle domande ai tuoi padroni? Perdona, signora. Non lo farò più. Toyosa, hai tutto il tempo di prepararlo. Non ho affatto sonno. La serata è incantevole. C'è la luna piena. Il cielo è coperto di stelle. Resterò per un po' sotto i portici con papà. E con zia Teresa. Rosario, meno indulgenza. Non si può essere accondiscendenti con questa gente. E ancor meno con Nietzsche, che è abbastanza svelta. Non è un comandamento di Dio essere caritatevoli verso il prossimo, zia Teresa? Verso un tuo pari, sì.
Però se lasci andare le redini dei tuoi schiavi, non fai che rovinarli. Tu e io dovremo parlare molto circa la maniera di trattare questa gente. Vieni, andiamo a raggiungere tuo padre. Non affrettarti, Tognosa. Questa sera andrò a letto tardi. Che Dio vi benedica, padrona. Madonnina mia, fa che nessuno scopra quello che faccio. Credo che donna Teresa mi ammazzerebbe. Sto dicendo a te. Ti hanno mangiato la lingua, liberato. Non sono bella con questo vestito. Da dove salta fuori tutta questa roba di lusso, Tognosa? E non provare a ingannarmi, perché sei troppo giovane per essere abituata alle menzogne. Me lo ha prestato la signorina Sarito. Questa non è la verità, Tognosa. È sin da oggi pomeriggio che c'era qualcosa che ti frullava nel cervello. Tu hai rubato questo vestito nella camera della signorina Charo. Ma no, io non l'ho fatto. Brontolone. Tognosa. Tu forse non ricordi che donna Teresa non ha alcuna pietà con i suoi schiavi. Che l'ultima volta che hai subito un castigo, sono dovuto scappare via perché non riusciva a sopportare le tue urla. Io volevo che tu mi vedessi vestita come una ragazza bianca. Per poi sentirmi dire: Tognosa, tu sei ancora più bella delle ragazze della Vala. Non sono carina con questo vestito, però. No, Tognosa. Io ti trovo più bella come sei sempre stata.
Torniamo subito a casa e affrettati a riporre il vestito nel posto in cui l'ha preso. Andiamo. Ah, oh, che guastafeste che sei. Toyosa è liberato. Schifosi. Che pace c'è qui. Le stelle sembrano brillare di più. E che silenzio. Nessun rumore. È la gioventù che ti fa vedere le cose più belle di quanto siano. A me ormai neanche i pani al miele sembrano dolci. Questa pace è dovuta alla buona conduzione di tua zia Teresa. Qualche anno fa gli schiavi si riunivano e accendevano dei fuochi per chiacchierare. Adesso, appena hanno sentito il rintocco del vespro, devono ritirarsi a dormire. L'unico che si permette il lusso di disobbedire ai miei ordini è papà Giuliano. Ah, ma papà Giuliano è vecchio e fa il guardiano. Può permettersi questa mancanza? Era lo schiavo prediletto di mia madre. E inoltre non scordare che se sono ancora vivo lo devo a papà Giuliano, che mi ha salvato la vita quella volta. Perciò ho concesso a Liberato di nascere libero. Liberato è di grande aiuto in Piantagione. È un uomo di fiducia e un grande lavoratore. Nessuno glielo nega. Però essendo nato libero, si considera chissà chi. Personalmente io non ho dubbi. Liberato deve avere molte responsabilità di ciò che avviene qui ultimamente. E che cos'è? Sono idee di tua zia Teresa. Lei ritiene che ogni volta che uno schiavo fugge sulle montagne, Liberato protegga questa fuga, appoggiato da papà Giuliano. Ci sono dettagli che mi spingono a crederlo. Quando Pedro, Pablo e Jacinto Brisas sono fuggiti, le loro tracce fresche passavano vicino alla capanna di Giuliano. E il cavallo di Liberato scomparve per giorni, misteriosamente. Che interesse potrebbe avere Liberato a mettersi in questi impicci? Lui è un negro libero. Per me è uno schiavo come tutti gli altri, anche se sui documenti c'è scritto che è libero. Varie volte ho letto quella carta che conserva tuo padre. E mi è sempre parsa un'ingiustizia questa libertà autenticata e sbandierata. Papà, perché la conservi tu la carta di libertà e non papà Giuliano? Oppure lo stesso Liberato?